stata una corsa tiratissima, è andata via una fuga numerosa e ha guadagnato anche tanto. Dopo siamo riusciti all'ultimo giro a rientrare, sulla salita ho tenuto duro e poi ho dovuto ringraziare tutti i miei compagni che hanno fatto un lavoro eccezionale per portarmi qua ai 200 metri. Era questa la 60ª edizione del Gran Premio Somma, tu lo vinci per la seconda volta nella tua carriera, una dedica per questo successo a chi va? Ma la dedica va a tutta la squadra che ha avuto fiducia in me quest'anno, crede in me e alla mia famiglia. Siamo ormai a conclusione di questa stagione 2016, un tuo bilancio dell'anno e se magari possiamo già parlare anche dell'anno prossimo. Ma il bilancio direi che è ottimo, sono molto contento della stagione, purtroppo non ho avuto nessun contatto per il prossimo anno e credo che rimarrò quindi qua in Zal per un altro anno. Matteo Moschetti, Viris Maserati, un secondo posto che lascia magari un po' di rammarico, ma un altro bel piazzamento per te. Sì, sicuramente un buon risultato, c'è un po' di rammarico perché alla fine mi ha fatto tutto il giorno in fuga, si è stati ripresi a pochissimo dall'arrivo e è rientrato Bresciani che poi si è dimostrato più veloce. Peccato, però ringrazio tutti i miei compagni che hanno tirato tutto il giorno e mi hanno permesso di arrivare ancora fresco dopo così tanti chilometri in fuga. Marco Maronese, Zalfior, una bella vittoria del tuo compagno Michael Bresciani, tu al terzo posto, una bella prestazione di squadra, un altro bel risultato per voi. Sì, è stata una gara parecchio strana, pensavamo che arrivava la fuga, invece sono riusciti a riprendersi in cima allo strappo, poi quando siamo rimasti una ventina, mi sono messo a disposizione della squadra e gli ho tirato la volata. Siamo ormai a conclusione di questo 60ª Gran Premio Somma, con noi anche il sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria, un'altra manifestazione bella ben riuscita, 60 anni di storia, un bel vincitore, direi che tutto è funzionato per il meglio. Assolutamente sì, numero elevato di partecipanti, circa 200 hanno dato il meglio di sé lungo tutto il percorso, il vincitore è un cavallo di razza, ma anche i piazzati devo dire. Direi che il ciclismo italiano può ben sperare anche grazie a questa edizione del 60ª. E sicuramente così. Silvio Pezzotta, presidente del Velo Club Sommese, il comitato organizzatore di questa manifestazione, vince Bresciani, si conferma questa tradizione del bis, delle doppie vittorie qui a Somma Lombardo, ma penso che sia una bella soddisfazione per come è andata la gara e per questo vincitore comunque di valore. Beh, senz'altro che come è andata la gara, in primo luogo, senza incidenti, è andata benissimo. Gli atleti hanno onorato la gara perché hanno attaccato, ci sono state le fughe, controfughe, per cui è stata una bellissima gara. Per il bis io l'ho detto scherzando stamattina, ma non si è avverato, nel senso che insomma ormai è diventata una tradizione che tantissimi corridori hanno vinto due volte, i palazzi tre volte non siamo ancora arrivati a quello, però due volte Poliboda, Bresciani, Maronese, e sta diventando una tradizione. E prima i nostri microfoni Bresciani ha detto che farà un altro anno con la Zalf, chissà che magari l'anno prossimo non possa provare. Ma io direi, anche perché come ha detto il signor sindaco ha una razza, è una razza del Piave, voglio dire, nel senso che è un bel corridore. Oggi però avevamo qua un cast bellissimo e anche come città io penso che sia onorata di aver ospitato 180 corridori provenienti da tutta Italia. Di fronte a un castello così bellissimo abbiamo dato adesso pecco di presunzione, ma per un'altra volta un tocco di signorialità al ciclismo.